Dopo l'attentato terroristico di Londra, aumentano le misure di sicurezza nella capitale in vista dell'appuntamento di sabato per le celebrazioni del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha presieduto una riunione straordinaria del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, a cui hanno partecipato i vertici delle forze di polizia e dei servizi di intelligence. Minniti ha chiesto di rafforzare ulteriormente i controlli nelle aree di maggior afflusso di persone. Sabato saranno impegnati circa 5.000 uomini tra agenti in strada e cecchini, oltre al divieto di sorvolo sul centro città. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina ha deposto una corona di alloro al mausoleo delle Fosse Ardeatine per commemorare i martiri della strage. La cerimonia si è tenuta alla presenza del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del Vice Sindaco di Roma Luca Bergamo e della Comunità Ebraica di Roma. Critiche dall'opposizione per l'assenza del Sindaco Virginia Raggi. Credo sia la prima volta nella storia della Repubblica che alle Fosse Ardeatine manchi il sindaco di Roma, ha detto il deputato del Partito Democratico Marco Miccoli. Il Campidoglio approverà una nuova delibera con cui provvederà a una revisione e all'ampliamento dell'interesse pubblico sul progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle. Ad annunciarlo l'assessore all'urbanistica Luca Montuori durante l'assemblea capitolina straordinaria sull'impianto giallorosso. Nella stessa seduta, il Movimento 5 Stelle ha votato compattamente un ordine del giorno in merito al nuovo accordo con la società giallorossa, che prevede la riduzione del 50% delle cubature del progetto. I sindacati della sanità del Lazio sono pronti a proclamare uno sciopero generale a maggio se la Regione Lazio e il Ministero della Salute non rispetteranno gli impegni presi sulle assunzioni e la stabilizzazione dei precari. La decisione è stata presa durante gli stati generali della sanità, organizzati oggi all'ospedale San Giovanni. In 10 anni il personale sanitario ha perso 11.949 unità, tra medici, infermieri e operatori. Indietro non si torna, ha assicurato il responsabile della cabina di regia della sanità Alessio D'Amato. I conti sono in ordine e l'inserimento di nuovo personale è indispensabile.